Buonasera a tutti i spettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Open Market, spazio economia e mercati che va in onda su Libere TV quindicinalmente il venerdì sera. Ci siamo lasciati le scorse 2 settimane con una situazione che vedeva i mercati azionari americani sui massimi, mentre i mercati azionari europei che comunque erano in salita ma non lontano dai massimi, e in particolare quello italiano invece iniziava a mostrare segni di debolezza. E come avvisammo la scorsa, le, 2 venerdì fa, l'operatività era per vendere i mercati azionari americani sui massimi, e salvo poi stoppare l'operatività al ribasso all'eventuale superamento dei massimi storici. Bene, i mercati americani questa settimana hanno superato i massimi storici, quindi noi siamo usciti dalle posizioni al ribasso. Non abbiamo al momento aperto posizioni al rialzo perché statisticamente c'è un'elevata serie di rialzi che è abbastanza rara da trovare sugli indici, e in particolare sugli indici americani, per cui pur essendo orientati al rialzo a questo punto sull'azionario, salvo ulteriori modifiche del quadro statistico, aspetteremo almeno sul mercato azionario americano dei ribassi che, a nostro avviso, già la settimana prossima potrebbero cominciare a manifestarsi sui mercati americani. Oggi è da segnalare in particolare l'oro, che ha dato il primo segnale dopo anni di inversione del trend, e non solo con un incrocio di medie mobili e statistiche, ma anche perché ha forato per la prima volta da quando era arrivato sopra, dal 2010 in poi, il livello di 1500 punti. Questo è un chiaro segnale di inversione del trend, come indicavamo nelle settimane scorse. A dire il vero, quando segnalavamo per la prima volta che, nonostante fossimo prima rialzisti sull'oro rispetto al fatto che la crisi internazionale era una crisi di insicurezza istituzionale, resta tale, e quindi l'oro, soprattutto quello fisico, poteva essere un'assicurazione contro l'insicurezza istituzionale, ma allo stesso tempo segnalavamo che a livello di prezzi, alcune settimane dopo, iniziavamo a vedere un deterioramento del quadro statistico sui prezzi dell'oro. Infatti oggi questo deterioramento è stato confermato con il ribasso al di sotto dei 1500 dollari l'uncia. Attualmente ha di nuovo recuperato i 1500, ma è al di sotto del livello che era molto indicativo di 1529-1530 dollari l'uncia. L'attesa a questo punto sull'oro è che vi possa essere eventualmente un recupero dei corsi fino all'area dei 1520 dollari l'uncia, e dopo per poi anche 1530, per poi riprendere la discesa verso almeno 1400 dollari l'uncia. Per chi ha oro fisico e che comunque mantiene come hedging nei confronti della incertezza istituzionale, può essere conveniente coprirsi vendendo dei future sull'oro quotati in borsa, in modo che da una parte si possa detenere l'oro fisico, che può essere sempre una risorsa in caso di che l'assetto istituzionale a livello occidentale, l'assetto del sistema finanziario occidentale, dovesse avere delle debacle improvvise, come è successo con gli interventi a Cipro o con altri tipi di interventi, ma allo stesso tempo, coprendosi sul mercato finanziario, le perdite a livello di prezzo che vi potessero essere sul metallo giallo, ne si recupererebbe perché si è coperti sul mercato finanziario, quindi non subiremo la perdita in valore di prezzo, che sia esso dollaro o euro. E tu
tutto questo quadro però ci dice, questo quadro diciamo di prezzi sull'oro e sulle azioni, ci indica due fatti sostanziali. Da una parte è che l'oro scende nonostante l'aumento massiccio della massa monetaria messa in circolazione dalle banche centrali, soprattutto con l'ulteriore operazione di quantitative easing messa in essere dal Giappone, che ha raddoppiato il valore degli acquisti in titoli di Stato giapponese, la banca centrale giapponese, e così anche nonostante il permanere da parte della Federal Reserve americana di una politica di quantitative easing e quindi di acquisto dei titoli di 45 miliardi di dollari di titoli statunitensi al mese, questa massa di liquidità si sta spostando soprattutto sull'azionario e mentre sta uscendo dall'oro. E il motivo è semplice, perché da una parte c'era il fatto che l'oro per 11 anni aveva fatto una crescita a 10 cifre, arrivato da 200 dollari l'oncio fino ad arrivare a un massimo, si è moltiplicato per quasi 10 volte, arrivando fino al massimo di 1913 dollari l'oncio. Ma dall'altra parte il segnale dell'economia negativo ci segnala che la domanda di oro da parte dei consumatori è a un certo punto, in virtù anche della crisi economica, viene meno, come anche la domanda di altre materie prime, per cui c'è una vendita sullo stesso. Cioè, consideriamo che in questa sede io considero sempre l'oro in due versioni. L'oro fisico, il quale viene comprato, deve essere acquistato in piccole percentuali del proprio portafoglio e deve essere una risorsa che può servire nel caso in cui vi possa essere un crollo sistemico improvviso e nel passaggio tra un vecchio e un nuovo sistema finanziario si ha una risorsa da poter scambiare. E in quel caso là il consiglio è di acquistare su ogni ribasso violento una quota del patrimonio, ma da non contarlo più come acquisto prezzato, ma tenerlo in considerazione fuori prezzo come un'assicurazione. Viceversa, chi invece opera sui mercati finanziari e quindi vuole speculare sull'oro così come possa essere, potrebbe essere su altri strumenti finanziari, a questo punto la tendenza dell'oro è da vedersi al ribasso. Quindi su ogni eventuale rimbalzo dell'oro verso l'area dei 1520-530 dollari l'once, l'indicazione è di vendere fino almeno all'obiettivo di 1400 in prima battuta, per poi vedere nelle successive settimane l'evolversi della situazione. Questo perché? Perché lo segnale dell'economia fa sì che ci sia una minor domanda dell'oro in termini di gioielleria o per usi industriali, ma anche perché c'è da parte delle banche centrali una vendita di assets tra cui anche l'oro, e chiaramente le banche centrali, che anche pur facendolo silenziosamente, queste chiaramente hanno una capacità di movimentare il mercato in termini di offerta che è di grossa portata. Ma allo stesso tempo, cosa strana sembrerebbe, che in un contesto macroeconomico che va quantomeno non ulteriormente deteriorandosi a livello internazionale, tranne il caso Italia e di qualche altro paese, ma quantomeno stabilizzandosi, vediamo che invece i corsi azionari vanno verso i massimi storici. Questo perché? Perché come già indicammo 2 settimane fa, perché se è vero che il quadro macroeconomico si è deteriorato, in certi altri casi sta ulteriormente deteriorandosi, come in Italia e in altri casi come negli Stati Uniti, ora sembra essere arrivato a un punto in cui si mantiene dopo il ribasso che c'è stato. Però la distribuzione del reddito tra le imprese in questi ultimi anni si è ancora spostata di più verso le imprese multinazionali, in specie quelle quotate, a discapito delle piccole e medie imprese, anche se sul mercato statunitense queste sono realtà rispetto a quello italiano che hanno una minore incidenza. Per cui vediamo che gli utili delle imprese quotate, soprattutto delle grandi imprese, hanno subito, se non dei miglioramenti, quantomeno si sono mantenuti in linea con quelli degli anni scorsi. Questo
E considerando che gli acquisti sui titoli di Stato americani e anche dell'Inghilterra e della Germania ormai fanno sì che i rendimenti anche a 10 anni su questi titoli siano al di sotto del 2% nel caso della Germania, addirittura in certi casi al di sotto dell'1,5% per gli Stati Uniti, allora gli investitori con tutta questa liquidità a basso costo immessa dalle banche centrali vanno in cerca di rendimenti e il rendimento lo trovano soprattutto sul mercato azionario, dove comunque ci sono queste imprese multinazionali che pur mantenendo degli utili in linea con gli anni precedenti o in leggera flessione, comunque offrono dei rendimenti anche in termini di rapporto prezzo rispetto agli utili o ai dividendi interessanti e comunque di gran lunga più elevati rispetto ai bassissimi tassi sui titoli di Stato a 10 anni. E in questo senso si riesce a spiegare il rialzo, il grosso rialzo che c'è stato sui mercati americani negli ultimi mesi, e in questo senso va anche l'indicazione che davo ormai da mesi di acquistare azioni un po' alla volta sul mercato italiano, soprattutto iniziando dal livello di 15.000 a cui era poi arrivato, come indicavamo. E oggi invece eravamo intorno ai 15.700 punti di nuovo e a nostro avviso da questo livello potrebbe ripartire un'altra gamba ribassista che ti portasse almeno in prima battuta attorno ai 15.000 punti. Bene, l'indicazione è acquistare ancora azioni per chi non l'avesse fatto dai 15, attorno ai 15.000 euro di indice FTSE MIB. La preferenza va sempre a quelle azioni che dicevamo, la cui domanda è rigida, per cui, la cui domanda di beni è rigida, per cui, nonostante il deteriorarsi della crisi economica e nonostante il ribasso dei consumi, i beni offerti da queste aziende, per quanto potrebbero risentirne, non dovrebbero subire dei ribassi tali consumi da far peggiorare i bilanci in maniera eccessiva e quindi da contrarre gli utili in maniera eccessiva. E le aziende che noi abbiamo negli ultimi mesi sempre posto all'attenzione, tra queste ci sono sicuramente le aziende che erogano energia elettrica o comunque gli energetici in generale, e quindi i petroliferi anche. Facciamo il caso per l'Italia di Enel, Eni, ma anche di Snam, Rete Gas e di Terna, cioè per quanto riguarda Snam e Terna parliamo delle reti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica, che tra le altre cose anche alle quotazioni attuali offrono un rendimento in termini di dividendo offerto agli azionisti che è di gran lunga superiore ai titoli di Stato americano a 10 anni e comunque superiore anche al BTP a 10 anni, parliamo di rendimenti nell'ordine del 5-6% annuo e con aziende che hanno una grossa solidità patrimoniale. Inoltre, oltre a guardare queste grandi aziende che offrono beni la cui domanda, per quanto l'economia dovesse deteriorarsi ancora, dovrebbe comunque non calare troppo, oltre a queste ci sono è da iniziare a considerare le aziende che investono in immobili oppure da iniziare a considerare finalmente l'investimento su piccoli su immobili a piccola metratura e abitazioni civili a piccola metratura, diciamo tra i 70 e i 90 metri quadri, soprattutto collocate in parchi recintati, perché come dicevamo nei mesi scorsi, questa crisi economica, come prospettavamo, sta portando un aumento del tasso di microcriminalità, per cui e allo stesso tempo stiamo assistendo a un flusso di persone che non lasciano la casa che avevano in locazione per magari andare ad abitare insieme ai propri figli o insieme ai propri genitori, così da dividere la spesa su un solo fitto piuttosto che su due. E allo stesso tempo stiamo assistendo a persone che, avendo perso il lavoro o essendo in crisi di liquidità, vendono la propria addirittura abitazione per mettersi in fitto. E allora il discorso è questo, è che se chi deteneva più o meno un buon tenore di vita e magari ha ancora un lavoro più o meno ben retribuito, pensiamo magari
a un impiegato pubblico di fascia bassa che magari ha necessità di vendere l'appartamento, ma vuole comunque abitare più o meno in una situazione confortevole, ci potremmo trovare la condizione in cui chi vende questi appartamenti poi vorrebbe comunque magari abitare non in un appartamento come era prima di 100-120 metri quadrati, ma magari in appartamenti un po' più piccoli, ma comunque confortevoli, 70-90 metri quadrati, però attenzione, diciamo in parti recintati, perché rispetto alla criminalità in aumento c'è anche un desiderio di maggior sicurezza, e quindi avere un appartamento in un parco recintato dà una maggior garanzia e una maggior percezione di sicurezza, per cui probabilmente saranno quelli che saranno più facilmente che sarà più facilmente possibile dare in affitto. Per chi chiaramente non possedesse grosse somme, avesse già molto investito in immobili, si può scegliere di investire in società quotate che investono direttamente in immobili. Ce ne sono alcune sul mercato italiano, molte altre sul mercato statunitense, anche perché queste aziende, anche in questo caso, abbiamo aziende che hanno già svalutato il proprio patrimonio immobiliare, e che comunque hanno, ecco, patrimonialmente hanno comunque un patrimonio in immobili. C'è una gestione che mette in fitto questi immobili, per cui pure se nei mesi prossimi ci dovesse essere un ribasso degli affitti percepiti o comunque un tasso di affitto del parco immobiliare in ribasso, cioè del tipo che se magari si hanno 100 immobili se ne affittano piuttosto che 100, 90 anziché 95 o piuttosto 95, anche quegli immobili fittati in meno non dovrebbero incidere in maniera significativa sugli utili prodotti da queste società. Anche perché in genere queste società vengono valutate a livello di patrimonio immobiliare, per cui il ritorno economico in termini di dividendo e di utile distribuito è molto interessante. Insomma, parliamo in certi casi dell'8% sull'Italia. In altri casi, come negli Stati Uniti, parliamo anche di rendimenti nell'ordine del 15%. E più ci si può rivolgere anche, per esempio, all'immobiliare, al settore immobiliare di altri paesi. In particolare in Italia ci sono due aziende specifiche quotate che molto interessanti nel settore, e sono la Immobiliare Grande Distribuzione, IGD, e la Benstabili, che sostanzialmente hanno un patrimonio immobiliare che mettono in fitto sia in Italia che in alcuni paesi esteri. Ancora altri settori interessanti, come dicevamo, sono l'alimentare, la distribuzione alimentare, o quelle piccole e medie aziende quotate in borsa che vendono, che hanno un mercato estero, soprattutto rispetto ai paesi BRICS, o ai paesi che comunque si sono già in fase di ripresa dell'economia, e per cui il loro fatturato è soprattutto orientato all'esportazione verso questi paesi, e per cui i loro utili non risentono in maniera eccessiva della crisi europea. E anche di queste ci sono molte realtà quotate tra la media, in Italia, tra le aziende a media capitalizzazione. Ce ne sono tantissime, varie, basta un po' vedersi i bilanci. Poi magari chi vuole può chiedermi, inviando una mail alla redazione, dei dettagli più specifici per curiosità o per altro, in modo che uno possa valutare le proprie idee o se ha o i propri investimenti in maniera autonoma e approfondita. Ebbene, dicevamo, sicuramente i 15.000 punti di FTSE MIB sono un primo livello di intervento. L'aspettativa nostra è che comunque ci sarà successivamente un ribasso contemporaneo con lo storno che ci aspettiamo anche sui mercati americani. Un ribasso che, nella peggiore delle ipotesi, noi stimiamo possa raggiungere gli 11.600 punti, circa 12.000 punti di indice FTSE MIB, cioè leggermente al di sotto del minimo di luglio fatto registrare l'anno scorso. Nella migliore delle ipotesi ci aspettiamo almeno un ribasso di nuovo in area 13.500. E poiché chiaramente parliamo di dati di probabilità statistiche, è chiaro che conviene entrare sui mercati
se questa è una regola di money management che tutti dovrebbero utilizzare, salvo anche il sottoscritto, anche se poi spesso, come chi sa, chi ha esperienza di mercato, sa che spesso ci si dà le regole, ma poi a volte si commettono degli errori, fa parte anche questo del lavoro del trading. Dicevamo, è importante quindi fare delle entrate scaglionate, magari già sui livelli attuali, se dovesse esserci qualche altro ribasso come oggi, dopo i rialzi della scorsa settimana. E io ritengo che la prossima settimana vedremo questi ribassi dopo questa striscia positiva fatta questa settimana. Quindi diciamo già dai livelli di 15 e 5, 15, come già indicavamo nei mesi scorsi, iniziare ad entrare magari con il 10% del proprio patrimonio, finanziario. Per poi successivamente, se ci dovesse essere i ribassi che diamo per probabili, quindi in area 13 e 5, o addirittura 11 e 6, a quel punto entrare con una buona fetta del proprio patrimonio finanziario, che può arrivare anche al 40-50% a seconda della propensione al rischio che chiaramente ognuno ha. Si può arrivare al 30, magari, questo poi dipende molto dalla propensione al rischio perché ognuno ha, e molto anche dalle entrate che ci si aspetta che possono ancora arrivare dal proprio lavoro, per cui uno ha la possibilità di fronteggiare un ulteriore altro acquisto, o quantomeno seppur ci dovesse essere un ulteriore ribasso prima di un recupero, avere la capacità di riuscire a vivere, a mantenere il proprio tenore di vita, e quindi non devono mai essere questi investimenti tali da pregiudicare l'andamento normale della propria vita. Anche in Italia vale il discorso fatto per il mercato azionario americano, cioè noi assistiamo in Italia ad un PIL che sostanzialmente rispetto al 2007 è ormai in discesa del 10%, manca poco. Abbiamo un tasso di disoccupazione elevatissimo, ma soprattutto i dati rilasciati dall'Istat nella settimana scorsa ci indicano, nella settimana in corso, ci indicano che tra persone in cerca di occupazione, persone che non cercano più l'occupazione anche se disoccupate, e quindi che non vengono rilevate tra i disoccupati e quindi non vengono calcolate per il tasso di disoccupazione, e oltre ci siano quindi 4 milioni e 7 di 3 milioni e 700 mila in cerca di lavoro, quindi disoccupati, 1 altro milione e 3 di persone che non, pur essendo disoccupate, non cercano più il lavoro e quindi non risultano nelle statistiche di disoccupati, e in più ci sono altri che non hanno mai cercato negli ultimi anni, per cui non rientrano nemmeno tra quel 1.300.000 persone che non cercano più lavoro negli ultimi mesi. Cioè in totale sostanzialmente ci troviamo ad avere in Italia attualmente una popolazione attiva di circa 10 milioni di persone, cioè di attivi che in un'età in cui possono lavorare e vorrebbero anche lavorare, che va intorno all'ordine del 20% della popolazione attiva totale, cioè 50 milioni di attivi, 60 milioni di abitanti, 50 milioni o 46 milioni circa di persone potenzialmente attive al lavoro, abbiamo il 20%, quasi 10 milioni di persone che sono senza lavoro, per poi non dire di tutti quelli che hanno contratti precari o contratti che consentono insomma veramente di sopravvivere e arrivare forse alla fine del mese. Allora, tutta questa situazione è chiaro che comporta diminuzione dei consumi, e questa diminuzione dei consumi che in termini di PIL è quasi del 10% dal 2007 ad oggi, in termini di consumi alimentari è quasi nell'ordine del 5% e così via in vari settori, comporta chiaramente che gli utili aziendali vanno in declino, e assistiamo al fatto che molte aziende stanno chiudendo o fallendo con un aumento del tasso di fallimento, di chiusura delle aziende. Ma allo stesso tempo osserviamo anche in Italia questa distribuzione del reddito, benché in diminuzione, però questo reddito poi va a distribuirsi sempre di più verso le aziende a media e a grossa capitalizzazione, soprattutto se multinazionali e quotate, a discapito delle piccole e medie imprese. E quindi anche in questo caso
Le aziende quotate riescono a mantenere i propri valori, i propri prezzi, proprio perché la loro decrescita degli utili non è tale da pregiudicare la redditività, cosa che invece accade per le piccole imprese e per le medie imprese non quotate, chiaramente soprattutto quelle che si rivolgono ai settori più o meno maturi. Diversamente il discorso invece per le aziende che hanno capacità di innovazione tecnologica o che magari esportano all'estero in aree geografiche che sono in fase di sviluppo, allora in questi casi qua è chiaro che anche la piccola e media impresa, qualora fosse orientata in tal modo, riesce a resistere. Ma per quelle che sono nei settori maturi, stiamo assistendo a chiusure e a fallimenti e chiaramente. Quella parte residuale di reddito che potevano, di ricavi che potevano produrre, si sposta sulla impresa media capitalizzazione o verso l'impresa multinazionale, facendo sì che queste, spesso la maggior parte delle quali quotate, mantengono più o meno il loro livello di utili, sebbene in diminuzione, ma non tale da pregiudicare una redditività comunque interessante. Quindi, sicuramente, come protezione rispetto a questa crisi, per chi ha la possibilità, è da mettere in conto l'investimento in azioni mano a mano che i prezzi scendono e entrando facendo delle entrate progressive sempre maggiori. E, diciamo, i settori li abbiamo detti energetici, poi le utility, cioè le aziende di servizio locali, tipo quelle che offrono l'erogazione, che offrono la distribuzione di acqua, di acqua, quelle che operano nel settore del riciclo dei rifiuti e soprattutto le multiutility, ce ne sono molte quotate controllate dai vari enti regionali e comunali, le quali offrono un insieme di questi servizi, cioè contestualmente, e danno anche degli ottimi rendimenti in termini di dividendo, di utili che producono ogni anno, perché anche in questo caso ci troviamo rispetto a servizi la cui domanda è rigida, che per quanto possa diminuire, perché c'è una diminuzione anche nel consumo energetico, nel consumo di acqua, nel consumo della telefonia, eccetera, eccetera, ma per quanto può diminuire, c'è una certa rigidità nella domanda di questi beni, per cui la diminuzione del consumo non è tale da pregiudicare completamente la redditività di queste imprese, e per cui i cui valori sono già quotati a livelli abbastanza bassi, così da avere dei rendimenti in termini di utili distribuiti molto elevati. È il caso, per esempio, di Hera, di Iren, di Ascopiave, ma ce ne sono altri, ora magari non le ricordo tutte a memoria, Acciua. Che danno rendimenti in alcuni casi anche nell'ordine dell'8% in termini di dividendo, e quindi per quanto possa ancora calare il consumo di questi servizi essenziali, perché chiaramente in questa crisi economica si farà sempre più attenzione a limitare i consumi superflui, è chiaro che se poi ci dovesse essere un calo degli utili nell'ordine del 10% per queste aziende o anche del 15%, al prezzo a cui sono valutate, riuscirebbero comunque a distribuire utili almeno per il 5% annuo. Quindi è comunque sicuramente da considerare, e in più anche un utile modo per parcheggiare il proprio denaro in un settore, in uno strumento che magari, qualora dovesse avvenire in Italia ciò che è avvenuto per Cipro, non avendo i liquidi, non ci dovrebbe essere un prelievo forzoso, anche se pare che per tutti gli studi che stanno uscendo da varie banche d'affari e via dicendo, l'intenzione sia sull'Italia, se dovesse accadere, di fare una patrimoniale piuttosto che un prelievo sui conti correnti, fare una patrimoniale finanziaria, cioè sostanzialmente chiedere agli cittadini dare parte del proprio patrimonio finanziario, sia esso in titoli, sia esso in liquidità o sia esso in altro. Per il momento, insomma, sono studi fatti dalle varie banche d'affari o banche commerciali, molto spesso alcune delle quali hanno anche il loro interesse a far sì che in Italia venga fatto questo, perché magari hanno titoli italiani e vogliono rientrare, o perché magari hanno in Italia degli interessi per cui, pur essendo in difficoltà, come il caso di Deutsche Bank, che si è scoperta avere un buco ancora
della più o meno la stessa dimensione, anche della stessa natura del Monte Paschi, cioè quindi per derivati non contabilizzati in bilancio, circa 12 miliardi di euro. È chiaro che poi possono uscire studi da queste banche e dicono: ok, per mettere in sesto il sistema bancario abbiamo bisogno che gli italiani o anche gli altri europei salvino gli stati, perché poi di fatto gli stati vanno a salvare il sistema finanziario, che in questo momento è in grossa difficoltà. È chiaro che se il sistema finanziario è in grossa difficoltà è perché c'è stato un connubio negli ultimi 15 anni almeno tra finanza pubblica e finanza privata, quindi tra il sistema bancario, il sistema delle banche centrali e i sistemi statali, in cui la incapacità a gestire la fiscalità, l'incapacità sulla spesa e diciamo, il connubio tra banca, finanza, banca centrale e politica ha fatto sì che questi buboni mano a mano si ingrandissero sempre di più, per cui non si capisce più se sono gli stati a farsi carico delle perdite delle banche, ma magari queste perdite bancarie però poi derivano da errori politici fatti in passato di cui si sono fatte carico le banche. Diventa difficile capire poi chi è il colpevole e chi no. Fatto sta che si sta chiedendo ai cittadini di fare i sacrifici, chiunque sia, da qualunque parte provenga la causa di questa crisi, che è importante sottolinearlo, non è una crisi da domande, cioè qui ci sono persone che vogliono consumare, tant'è che stanno diminuendo i consumi perché non hanno denaro per consumare, ci sono persone quindi che vogliono lavorare, cioè quindi c'è un'offerta di lavoro che c'è e magari anche in questo momento a un costo più basso, c'è una domanda potenziale di beni che non si manifesta perché non c'è il denaro per acquistare. Dall'altra parte ci sono le imprese che licenziano e non chiedono lavoro semplicemente perché non possono vendere beni, ma venderebbero volentieri beni per fare utili e a quel punto chiederebbero volentieri a nuove persone di lavorare con sé. Quindi il grande problema è non tanto la struttura economica che è fallimentare in questo momento, anche se si sta avviando anche una spirale sull'economia, ma quanto il grosso del problema è dovuto alla mancanza del medium dello scambio economico, cioè alla mancanza della circolazione del denaro. E non ci deve ingannare il fatto che siano le banche centrali che stiano immettendo tutta questa liquidità, perché di fatto tutta questa liquidità non sta andando nell'economia reale, ma sta andando soprattutto nell'economia finanziaria a sostenere i debiti pubblici dei paesi occidentali. Quindi non solo dei paesi del sud Europa in difficoltà, ma anche dei grossi paesi che voglio dire, possiamo ritenere sicuri, come gli Stati Uniti, il Giappone, l'Inghilterra, la Germania, e quindi di fatto possiamo parlare di un'inflazione finanziaria, cioè denaro che viene stampato virtualmente che va direttamente al settore finanziario a mantenere alti o a valori, valori di titoli che diversamente dovrebbero essere molto più bassi di quelli attuali, però con potenziali riflessi sul sistema globale occidentale deflagranti. Per cui questo è il vero problema, un problema di liquidità e di indirizzo della liquidità. Io sarei dell'avviso che magari le banche centrali potrebbero anche pensare, di concerto chiaramente con la politica, a immettere addirittura ulteriore liquidità, decidendo di mettere una piccola parte direttamente nel settore produttivo. Bene allora questa scelta di finalmente pagare i 40 miliardi di euro alle imprese che ancora avevano questi crediti, vantavano questi crediti nei confronti dello Stato, ma bisogna studiare altre misure ed è possibile con l'aiuto anche immettendo liquidità direttamente nel sistema economico. Quella potrebbe essere un'ottima mossa tale che possa far ripartire anche l'economia reale e così da stabilizzare il rapporto debito-PIL. E non a caso dello stesso avviso è George Soros che ha dato un'indicazione la settimana scorsa che ritengo molto interessante, in cui ci faceva un'ultima chiamata alla Germania a dire: no, bisogna fare gli Eurobond perché mettere il debito in comune comporterà la discesa degli spread dei paesi che
diciamo meno virtuosi, ma quella discesa dello spread comporterà, nel caso dell'Italia, per esempio, un risorse aggiuntivo per circa 20-30 miliardi di euro all'anno che potranno essere a quel punto immesse nel sistema e far sì che l'economia riprenda quantomeno non declini ulteriormente rispetto al livello a cui già è arrivata, così da poi man mano riportare in equilibrio i conti di finanza pubblica e quindi vari rapporti tra debito pubblico e PIL e deficit PIL. Quindi sostanzialmente lo scenario resta ancora lo stesso di cui avevamo delineato nei mesi scorsi, anzi in certi paesi come in Italia, in altri paesi periferici va ulteriormente aggravandosi e, ripetiamo, è sempre la decisione politica che può fare la differenza. Se la politica si continua a rigirare in quello che si sta facendo negli ultimi 2 anni, penso che già l'anno prossimo assisteremo a un ulteriore debacle economica e dei consumi. Viceversa, scelte politiche diverse possono invece favorire una ripresa del tutto, o quantomeno stabilizzare la discesa che c'è stata. Quindi, in questo senso, ribadiamo, acquisto di azioni, soprattutto sui ribassi, di quelle che vendono bene a domanda rigida, vendere l'euro-dollaro che ha fatto un rimbalzo dal livello di 1,2745 a cui era arrivato, e ora ha fatto un grosso balzo, un giro di una settimana da 1,2745 portandosi fino a 1,3130, a nostro avviso ci potrebbe essere al massimo un ulteriore strappo fino all'area 1,33, ma già in questo momento potrebbe essere conveniente iniziare a vendere euro contro dollari. Ecco, queste sono le 3 indicazioni di massima. Per il resto, mantenere molta liquidità sui conti, attenzione sempre al di sotto dei 100.000 euro, perché sta passando anche a livello europeo una direttiva in cui si esprime per la prima volta un principio, poi vabbè, dal punto di vista politico non lo commentiamo, per cui nel momento in cui verrà approvata questa direttiva passerà il principio per cui tutti i depositi superiori ai 100.000 euro vanno considerati a tutti gli effetti prestiti effettuati alle banche, per cui nel caso in cui una banca si dovesse trovare in difficoltà potrebbe essere utilizzati per salvare la banca stessa, cioè quindi verrebbero trattati tutti i depositi superiori a 100.000 euro alla stessa stregua di se uno avesse acquistato obbligazioni di quella banca o azioni della stessa, per cui mantenere la liquidità ma mantenerla magari su più conti al di sotto della quota di 100.000 euro. Stasera con questo è tutto, ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma stasera veramente abbiamo sforato di gran lunga il tempo a nostra disposizione e non ci resta a questo punto che ringraziarvi per l'ascolto e invitarvi, se volete, a scrivere delle mail alla redazione che mi saranno girate per qualsiasi curiosità o domanda vogliate farmi rispetto agli argomenti che trattiamo in questa trasmissione. E quindi non mi resta altro che salutarvi e arrivederci fra 15 giorni. Buonasera a tutti i web spettatori.